c'è tanti alberi, tanta vegetazione. Thank you. Che pianta qua, c'è delle foglie enormi. Quello è il papiro, lo conosco. E quanto? Ci sono anche dei sempreverdi, no, dei sempreverdi. Sempreverdi. Le piante qui sono sempreverdi. Sempre, tutte. Ma qui ci devo stare un giorno. Questo grande qua cos'è? Che bello questo! Cos'è questo? Una specie di palma. Non è che sono anche i serpenti? Guarda che roba. Somiglia a quello dello zio Ettore. Non è che ci sono anche le tigri? Ma da quanti anni è che sarà? Sarà una generazione di vivaisti? E qui la foresta diventa troppo fitta. Queste le conosco, canne di bambù. Questa la conosco, papaya. Quello lo conosco, cocco. Però è un cocco basso quello. Lì ci arrivo anch'io a prendere una noce. Anzi, una è caduta, beh. Questa me glielo chiedo, me la pappo. Se è ancora buona. Boh, vedremo. Chiederò se è buona, me la pappo. Me la succhio. Qua cosa c'è? Il pollaio? No. Quello lì in mezzo, guarda che roba.
grande qui cosa sarà? Un mango? Mo? Durian? Beh. E questi che diventano alcune foglie rosse che sembrano dei frutti. Particolare anche queste. Come grandi. Questa è la papaya un po' più grandina, che fra un po' comincia a fare i frutti. Questo invece è quell'albero del fiore profumatissimo. Che è quasi, quasi un breakfast ad odorarlo. Queste le foglie che sembrano un pesco grande, ricordo il pesco, però grande grande. Eccolo là, vai degli altri. Però non vedi il pomodoro. Qua c'è altre papaya. O è canapa indiana. O è canapa. Però non vedo la canapa da nessuna parte. Perché non la fanno la canapa? Forse anche quella la canapa vuole il terreno come grano turco. Terreno. Ecco questa palma qui. Sembra proprio qualcosa di, mi ricorda i faraoni, questa palma, se è una palma, sembra una palma. Solo guardarla. Incute rispetto. Solo guardarla. Non è che in cuccia, viene spontaneo il rispetto per una pianta del genere. Ecco altri di questi profumi. Ah. Cosa c'è? Altarino, lo stupa, una panca fatta diventare un altarino. Preciso. Ma cosa gli hanno fatto attorno a sto? Cos'è un cocco come questo? No, un'altra pianta che gli hanno scavato intorno. Sembra che lo vogliono far seccare. Far così. Ma voglio capire se thailandese non è facile. Questa è un'altra palmetta. Che foglie giganti. Lì c'è un altro con delle foglie grandi. Queste non so se sono sempre quelle di cocco o no. Guarda che roba, che foglioni.
Facciamo un bel tavolinetto per fare il picnic vegetale, picnic vegano. E qua ci sono quelli alberelli in vaso pronti per la vendita. Immagino. Sono invasati. Comunque raccolti, a radice raccolta. Non mi ricordo se sono già passato qui. No, mi perdo, è qui che mi perdo in questa foresta. Qua c'è tutto il vivaio, ma non piove mai. Bella anche questa con queste foglie così. C'è anche il nome qua. Non sarà la ginger? In thailandese. Basta la pesca. Adesso voglio chiedere a lei qual è il ginger. Vorrei fare conoscenza con la pianta del ginger. Glielo faccio vedere, vedrà che. Guarda che belle foglioni, è un banano quello, un piccolo banano. Glielo faccio vedere, vedrai, è questa, guarda che roba. Che cocco gigante, c'ha anche i frutti. Ma dove sono? Nella jungla? Sono capitato nella jungla, qua che c'è i cavi della 380, fulminano solo a guardarli questi. Qua c'è un altro albero. Questi li ho visti vendere anche da noi in Italia. Tronchetto della felicità, chissà perché lo chiamano così. Sarà stato un nome. Di lancio pubblicitario. Questa cos'è, una felce? Bella, mi vuole grande. Questo è l'ingresso carrabile.
Money. This is good. It's good. È buono questo? È botta? No? Ma perché qui avete fatto questo? Why this? Why? Per trapiantarla. Anch'io sono una pianta, anch'io sono un albero. Thank you. Thank you. Bye bye. Queste che potenza di radici che e le famose stelle di Natale, che queste le conosciamo.